Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il ministro della difesa Crosetto passa in rassegna i militari italiani impegnati nella missione UNIFIL nel sud del Libano. È volato ieri a sorpresa per verificare di persona le condizioni di sicurezza dei caschi blu italiani, più di 1100 uomini che da anni monitorano la cosiddetta linea blu, una zona di demarcazione tra Israele e Libano. Il ruolo qua è un ruolo di pacificazione, un ruolo di difesa della popolazione, è un ruolo per far vedere che tutto il mondo crede nella pace di questa parte del mondo. Questa è una missione non NATO, non bilaterale, ma delle Nazioni Unite. Ci sono 49 nazioni che hanno militari qua, che hanno come scopo quello di preservare la pace. La missione era nata 45 anni fa, nel 1978, a seguito dell'invasione del Libano da parte di Israele in risposta di un attacco palestinese. La missione non fu ritirata neppure nel 2006, quando prese corpo la guerra tra Hezbollah e Israele, e ancora oggi resiste. Una settimana fa la base è stata colpita senza danni da un razzo. È importante preservare questa presenza, fare da portatori di pace, di sicurezza, di dialogo, non sicuramente pronti per combattere come ci sarebbe stato in altre zone di altri paesi in altri tempi. Una pace oggi fragilissima, perché i miliziani di Hezbollah, che controllano il sud del Libano, sono tornati ad agire. Hezbollah è una organizzazione paramilitare islamica sciita protetta dall'Iran, che si pone come Hamas l'obiettivo dichiarato di non accettare l'esistenza di Israele. Nasce in seguito all'invasione israeliana del Libano dell'82, quando un gruppo di combattenti forma il Partito di Dio. Questa è la traduzione di Hezbollah, con lo scopo di cacciare Israele dal Libano e di stabilire poi uno Stato islamico. Nel tempo l'organizzazione, con l'aiuto finanziario dell'Iran, addestra uomini e predispone armamenti e diventa anche un partito politico. Oggi dispone di 14 seggi in Parlamento, uno Stato nello Stato, e negli anni si susseguono attacchi e operazioni militari contro Israele e anche contro il governo libanese, quando nel 2008 l'allora premier Siniora tenta di ridimensionare il potere del gruppo. Il suo leader indiscusso è Hassan Nasrallah, che predica odio contro Tel Aviv e gli Stati Uniti. Gli USA hanno inserito il movimento nella lista delle organizzazioni terroristiche, mentre l'Europa, più tiepida, considera tale solo l'ala militare del partito. Allora.